Buongiorno a tutti. Oggi fa freddissimo, d'altronde oggi sono proprio i giorni della merla, quindi i giorni più freddi dell'anno. Ho qui una pallina di grasso e semi per gli uccellini, perché poverini, loro non trovano tanto da mangiare in questo momento, quindi la rimetto e la cambio al posto dell'altra. Ecco qua, adesso vorranno mangiare come hanno fatto con l'altra. Ed eccoci rientrati. Allora, la giornata sta volgendo al bello, ma volevo raccontarvi la storia di questi 3 giorni, i famosi 3 giorni della merla. Non so se tutti quanti la conoscete, ma è una storia molto carina, nella quale si racconta di un merlo e una merla che inizialmente erano bianchi e in questi 3 giorni, che pare siano i giorni più freddi dell'anno, cercarono un posto dove riscaldarsi. Finirono praticamente dentro ad un camino. Dopo i 3 giorni, quindi il 29, il 30 e il 31, tornò il sole. Loro uscirono ed erano comunque tutti neri e da lì in avanti praticamente i merli diventarono neri per sempre, quindi fecero pulcini neri. La cosa che mi fa un po' ridere è che effettivamente il merlo maschio è nero, col becco arancione, la merla femmina invece è un pochino più sbiaditina, probabilmente lei era un pochino più in alto nel cammino rispetto al maschio, non so, penso questa cosa. E con questo vi saluto, vi auguro ancora i prossimi 2 giorni della merla. Non tanto freddi, possibilmente. Io andrò a fare un po' di legna come sempre, perché sono trascorse 3 settimane e il mio carico è terminato. Vi saluto, vi abbraccio, un bacio a tutti quanti. Ciao ciao, la stufa economica va, fa caldo. Ciao a tutti, ciao.